Ragazzi, benvenuti e bentornati su The Legend of Zelda, The Minish Cap. Con questa incredibile hosta e la mia voce stonatissima. Ma a parte le minchiate, ragazzi, andiamo dalla strega per poter svegliare il calzolaio. Farci fare sti stivali, anzi, far fare le rifiniture agli stivali, perché gli stivali già l'hanno fatti i gnomi, i Minish. E in modo da poter andare nella palude e prendere anche il terzo elemento su 4. Allora, sto parlottare nel sonno, ha messo sonno anche a me. Mi sveglierò ben bene con un fungo occhi aperti. Ok. Comunque, la strega dovrebbe trovarsi qui. Là. Ora, come ci arriviamo là? Andiamo un po' a vedere, va? Ma innanzitutto dobbiamo arrivare alla foresta. Alla foresta Minish. Eccoci qui. Forse il problema è che qui affoghiamo. Quindi c'è questo piccolo problemino. Qua sopra. Qua sopra uguale. Cioè, ci serve qualcosa per passare sull'acqua. Ma cosa? Esattamente? Ma qua c'è della gente che... che zappa? Cos? Io vado a lavorare nei campi tutti i giorni, yeah! Arando il campo ho trovato un frammento di gioia, baby. What's the problem? Vediamo un po'. Volevo tornare, ragazzi, alla città per vedere se troviamo qualche cosa. Non so come mi è venuta una forza pazzesca. Oh, issa! Kronk? Ma questo chi è? Oh, finalmente l'ho aperta. Vediamo un po' l'interno. Kronk. Ma chi è? Chi cos'è? Non ci sono mai stato lì. Tu? Rock, rock, rock and roll. Vediamo un po'. Eh no, non ce l'abbiamo il pezzo che ti serve a te. Rinuncio sul più bello. Mi tocca rinunciare sul più bello. Ok. Ma io non ci posso andare là. Cosa? Ho perso la chiave di casa, una chiave di riserva, ma è all'interno. Cioè, quindi è ritornato lui. Scusa per la spadata. Io che volevo andare alla città a vedere il latte Lon Lon. A vendere il latte Lon Lon, che rabbia. Aiuto! Grazie. Ma adesso però possiamo diventare piccoli. Cioè, possiamo diventare Minish e entrare. Mettiamo grandi. Cerchiamo questa chiave. Chiave fattoria, ora puoi aprire la porta. Bene. Oh, la chiave di riserva. Non so come tu abbia fatto a prenderla, ma grazie mille. Come ti chiami? Link? Hai un bel nome. Quando vai alla Guiglia, vieni a trovarci. La Guiglia? Grazie, Link. Vieni quando vuoi. Lo faccio subito. Se non era per te, prima, grazie. Se vai alla Guiglia, passa dall'entrata sul retro della mia fattoria. È una scorciatoia. Niente fusione. Ok. Frammento. Ce l'abbiamo una marea di questi qui verdi così, eh. Ma qui c'è il passaggio che avevamo sbloccato... tempo fa. Beh, non molto tempo fa in realtà. Che pace, le mucche devono essere buone. Cosa? Che vuol dire le mucche devono essere buone? Spostati! Allora, prima andiamo di sotto. Porta rupie grande, però puoi portare più rupie. Ancora di più?
Minchia. Diventiamo un pozzo senza fondo qui. Ho sbagliato. Bene. Buongiorno folletto, mio fratello Tingle ti è grato perché sei sempre così gentile con lui. Ah, ora che ci penso, lui mi ha dato un frammento e mi ha detto di provare la fusione se fosse venuto un folletto. Che dici, ti va? Vediamo un po'. Yes. Ok, soddisfacente quando riusciamo a fare dei progressi. Quindi loro ci sbloccano questa roba qui che sta fuori al castello. Bene, dobbiamo sbloccare tutte e quattro per prendere la cassa che sta al centro. Bene. Grazie mille. Aspetta, cosa? Ah, capovolge l'erba. Bellissimo. Allora, saltiamo qui. Questo è da sbloccare. Qui ci dobbiamo passare quando siamo piccoli. Vediamo un po'. La guiglia. Negozio di pozioni magiche. Non possiamo arrivarci. Però possiamo andare alla guiglia, dove probabilmente c'è un altro elemento. L'ultimo che ci serve. Shortcut. Bene. Oh mio, che soddisfazione esplorare tutta la mappa. Eccoci qui. Vediamo un po'. Un altro frammento. E basta. Lì c'è un cuore, però non possiamo raggiungerlo, mi sa. Credo. Proviamo. No, questo è per andare dall'altra parte, mi sa. Ok, niente di interessante per il momento. Via. E questo dove ci porterà? Ah, certo, ci fa volare qua sopra. Voilà. La guiglia. Sbagliato. Non volevo rompere il cartello, volevo uccidere lui. Patriota non. Qui sblocchiamo un'altra shortcut. Stiamo andando belli spediti, ragazzi. E questo dove dovrebbe portarci? Ah, dall'altra parte. Arrivaci. No. Ok, almeno adesso sappiamo dov'è che dobbiamo andare. Dai, bravo. Ah, vedi, adesso siamo qua. Bene. Tutto torna. Oh, ok, cos'è? Un dungeon? Non si rompe, Croc. Per rompere questa parete mi servono altri compagni, Kronk. No, eh? E come facciamo a fargli fare altri compagni a lui? Boh. Vabbè. Andiamo al negozio di pozioni. Cioè, almeno così diceva il cartello. Benvenuti alla capanna sul lago del sindaco Hagar. Vediamo un po'. Siamo alla foresta di Tailoria. Ah, ma vuoi vedere che abbiamo sbloccato il percorso per andare dalla strega? E qui c'è un cuore. E la nostra vita massima si dovrebbe riempire, cioè aumentare. Bene così. Negozio di pozioni magiche. Capanna sul lago del sindaco Aga. Che per ora è irraggiungibile.
Ci abbiamo 317 rupie. Penso che possiamo acquistare qualsiasi cosa abbia. Oddio, non ne sarei così sicuro, però. Eccoci qui. Non c'è già la pozione cura tutto? Fare acquistare, riacquistare vitalità in un sorso. La metti nell'ampolla e te la riporti via. Un'ampolla costa 60 rupie, la compri? No. Cioè, usiamo quelle che abbiamo. Sì, non... no. Giustamente costa riempirsi l'ampolla. Ok, come non detto. Entra pure, vuoi la pozione cura tutto? Lo faccio con le mie mani. Che la beve tu d'un fiato recupera tutte le forze. Guarda e scegli con calma. No, io vorrei questo. Ottima scelta, giovane. Ti basta non usarlo e ti svegli dal più profondo dei sonni. Un fungo a occhi aperti costa 60 rupie. Lo compri? Yes. Benissimo. Ottimo acquisto, giovane. Io ti consiglio anche la pozione cura tutto. E prendiamo anche la pozione cura tutto, dai. A questo punto. Bevendola recupererai vita. Quando la finisci vieni a comprare dell'altra. Bene. Grazie mille. E adesso possiamo andare a svegliare il calzolaio. Ma qua sopra cosa c'era? Lì c'è un baule che possiamo andare a prendere adesso, volendo. Bene. A me le rupie. Qui non possiamo fare nient'altro. Scappiamo prima che questi ci bombardino. Ah no, qui stiamo andando verso il castello. Poco male perché tanto qui sotto dovevamo andarci. Un altro frammento di gioia. Accendiamo un altro fuoco e via. C'è lei. Ciao, questo è il latte Lon Lon che fa tanto bene alla salute. Non po' le latte fanno 100 rupie. Aspetta un attimo, ma ce l'abbiamo lo spazio? Beh sì, ce l'abbiamo due ampolle, quindi... Però una me la terrei vuota per sicurezza. Allora, eccoci qui. Ce l'abbiamo il fungo? Eccoci qui. Ah! Questo profumo che penetra nelle narici è il fungo occhi aperti. Mi hai svegliato tu? Ah, grazie, meno male. Ho una quantità di cose da fare. Ah, ma cos'è? Altre scarpe pronte? Ho proprio preso il vizio di fare le scarpe mentre dormo. Ma tu sei qui per le scarpe, vero? Ti regalo queste per ringraziarti di avermi svegliato. Aspetta un momento, le rifinisco. Che sembrano più gli stivali di Hermes di Terraria, eh? Ecco qui, sono pronti. A te i calzari di Pegaso, prodotto di prima qualità firmato REM. Sono così leggeri che ti sembrerà di volare. Avendo premuto il tasto cuore più veloce del vento. Fare le scarpe per la principessa Z, l'ho ordinato il re in persona, se hai ancora problemi di scarpe pieni. Quindi adesso possiamo andare... Minchia. Possiamo andare dal nostro maestro. Aia. Vediamo un po'. Caspita che calzari, anche il più esperto farebbe ulteriori progressi se avesse quelli. Che ne dici di prendere gli allenamenti? Vuoi proseguire l'allenamento? Assolutamente sì. Allora parliamo di una prova tecnica, l'attacco in corsa. Prestami tutta la tua attenzione. Metti i calzari di Pegaso, brandisci la spada, corri con tutto il fiato che hai. Ecco qua, capito? Bene, benissimo, hai la grinta e l'umiltà necessarie. Assegni i calzari di Pegaso e la spada ai tasti che vuoi. Ma val più la pratica che della grammatica. Prendo nuovamente il controllo del tuo corpo per mostrarti la tecnica. Ok, vediamo un po'. Ok, sostanzialmente ci permette di usare in combo i calzari di Pegaso e la spada. Bene, buona tecnica. Prometti bene, giovane. Ti regalo questo rotolo, è una parte di un manoscritto di tecniche per iniziati. Ok, consulta ogni volta che dimentichi le cose.
Bene. E la prossima volta cosa? Quando sarai, saprai saltare più alto e più lontano di chiunque altro, torna da me. Ok. Solo che io volevo capire una cosa, no? Ma come diavolo faccio a diventare Minish? Per andare in queste zone qui, per esempio. Cioè, perché entrando qui non me lo fa fare. Non me lo dire. Non me lo dire. Cosa? Posso diventare Minish così? E allora qui, ragazzi, abbiamo un botto di roba da dover esplorare. Dove siamo? Che buon profumo. Che bello il cappuccio rosso dei Minish. Che bello il cappuccio rosso dei Minish Silvani. Perché voi siete di un'altra specie? Ma non stavo per cadere. Che bello il cappuccio blu dei Minish Urbani. Ah, giusto. I Minish Silvani sono venuti a trovarci. Com'è grande la città. E sono tutti così sofisticati. Ok. E chissà se il negozio ha altra merce. Oh oh. Di sotto. Quindi qui c'è anche il rischio di poter cadere di sotto. Occhio. Bene. Conchiglie che non so ancora a cosa servono. Ma mi sembra che ci sia qualcuno. Sarà un'impressione? Che spavento. Voilà. Che diamine. Ma allora non mi sbagliavo. Da dove sei passato per venire di qua? Non si può entrare così, vero? Vuoi farmi morire di spavento? Ai ai ai. Guarda che quella non è in vendita. Contiene il pranzo per il mio cane. Un delizioso cane feroce a cui sono affezionatissimo, vero? Cosa? Lo vuoi a tutti i costi? Mai avuto un cliente così rognoso? Facciamo così. Tu vai a casa mia a dar da mangiare a Ferocino. Poi ti regalo l'ampolla rimasta vuota. Ci stai? Ok. Oh, ci stai? Molto gentile da parte tua, vero? E dov'è casa tua? Ti ho messo un segno sulla mappa per indicarti casa mia. Ah, ecco. Ma si trova al lago casa sua. Ok. Proprio dove dovevamo andare, tra l'altro. Capita tutto così a fagiolo. Allora, adesso che siamo piccoli, è il caso di approfittare per esplorare tutte le zone Minish della città. Almeno quelle che possiamo permetterci di visitare, ecco. Ad esempio qua, che succede? Questo caffè è sempre pieno e si sentono tanti discorsi interessanti. Bisogna fare attenzione a non farsi calpestare con tutta questa gente. Allora, torniamo grandi. Ce ne stavano altre di basi del genere in giro, quindi direi di approfittare. Eccoci qua. No, da lì non si può entrare. Da qui sì. Ah, però c'è da spengere il fuoco. Possiamo spengere il fuoco con la cosa? No, eh. Forse con l'acqua. Aspetta un attimo. Andiamo a prendere dell'acqua. Non so dove poterla andare a prendere, però. Tipo, qui si può prendere l'acqua? No, qui però sì. Yes. Non so manco se funziona, però proviamo. Yes! Possiamo anche uscire, tra l'altro. Oh oh.
non vorrei che il cane faccia brutti scherzi. Beh, sono un deficiente, entriamo da quell'altro. Ok. Quel gatto non fa che fissarci, vorrà giocare. Oh mamma, che spavento, quando sei in forma ridotta tutto diventa un pericolo. Già. E cosa... Beh, non c'ha molto senso venire qui. Boh. Vabbè, usciamo. Tu sei buono lì, eh? Ah, signor Minish Pio, io non seguo la fila come gli altri miei fratelli, Pio. A proposito, ti voglio rivelare una cosa. Da qualche parte nel regno di Hyrule c'è, dicono, una fata radiosa che aiuta gli avventurieri, ma si pratica solo per le persone sincere. Se la incontri, rispondi alle sue domande sinceramente, mi raccomando. Facciamo una piccola fusione? Vai. Pulcini Coccò. Bellissimo. Ok, questa zona dove si trova esattamente? Ok, ci possiamo anche andare. Boh, però continuiamo a esplorare, che voglio vedere. Il gatto non c'è più, tra l'altro. Non c'ha molto senso. Potevamo uscire pure da lì, effettivamente. Non ci ho pensato. Ora siamo di qua. Chi è questo? Oh, hai attraversato fin qui? Il ponte è stretto, da un po' di tremarella. E tu chi sei? Come ridivento grande? Una volta arrivato qui. Forse qua dentro. Ah, merda, ma devo spostare le cose però qui. Senti, conosci la sciarada che indica il nascondiglio del tesoro? Oltre l'esile ponte sulle rapide attraverso la terra delle belve crudeli, presso la cascata scrosciante dorme il tesoro nell'ingresso segreto. Si dice che questo tesoro consiste in un oggetto che permette di sollevare pesi considerevoli. Sarebbe utile per noi Minish, che siamo così piccoli. Secondo la leggenda, la ricerca dovrebbe cominciare da questa casa. Cioè? Cominciare da questa casa. Questa casa Minish o questa casa... Intesa l'abitazione di questo qui. Solo che quassù... Il problema è dover diventare grandi lì. Vediamo un po' se... Oh, chiedo scusa, ho i miei motivi. Un po' di pazienza, mi tolgo subito. Ha i suoi motivi. Cosa? Ma è questo? Oh, no, mi sa di no. No, non è quello. Ha i suoi motivi. Che vuol dire? Non vuoi? Vabbè. Gli abitanti di questa città sono tutti così gentili. Ti puoi spostare però, per favore? Ma spostarsi non si sposta. Lì non ci possiamo entrare. A questo punto continuiamo a esplorare. Oh, un altro Minish. Vedi quel buco laggiù? Mi chiedo come si fa a raggiungerlo. Qui non ci si può andare. Mi sa da sopra. Il problema è arrivarci. Bello questo. Seguendo i fiori, praticamente. Bene così. Altri 3 frammenti e avremo un nuovo cuore. Quindi è ancora lunga la strada. Aspetta. Qui possiamo entrare. Ah, però non possiamo fare nulla. Noi facciamo a raggiungere... Ah, certo! Ah, merda! Il pane del signor Vito è il migliore di Hyrule. Ok, qui non c'è niente.
A volte mi metto in tasca gli avanzi del pane. Dobbiamo andare dall'altra parte. Che buon profumo. Noi andiamo matti per il pane. 100 rupie più grandi. Ottimo. Certo, al momento non mi viene in mente niente da dover comprare che sia così costoso, ma per il futuro sicuramente ci torneranno utili. Niente, sono un idiota, ma non importa. Allora, tra l'altro, ecco, vorrei andare un attimo a controllare una cosa. Sento che mo abbiamo scoperto che quest'asta adesso è aperto qui. Quindi questo è l'hotel dove è andato a dormire il tizio e dobbiamo cercare un posto per rilassarci un po'. Finalmente sono in città, com'è grande. Che pizza dormire sempre alla locanda. Dove il tizio aveva perso il frammento, quindi toccherà cercarlo. Hai sentito parlare della forza? Pare che esaurisca qualunque desiderio. Re di Hyrule sta diventando matto a cercarla. Un tempo non era così avido. Decisamente è molto cambiato. Chissà come mai. Okay, fusione con qualche bambino a caso, non so chi. La ragazzina. Mu si chiama. Ok, ma non posso raggiungerla comunque quella zona. Via. Bon Bon lui si chiama. Ok. Mi serve quello col mocciolo. Oh. Wow wow. Cioè lui non la fa la cosa, la fusione. Va bene. Forse è questo il frammento del tizio. Qui è chiuso. Sembra che ci sia grande differenza tra le camere buone e quelle cattive. Qui è stato già aperto. Non da noi, naturalmente. Penso sia messo a disposizione dei clienti, naturalmente. Ma però... Prego, entra, vuoi riposare nella mia locanda, recuperare le energie ed è compreso un omaggio. Vogliamo provare la camera da 400 rupie? Ehi là, sei di famiglia ricca? Camera deluxe da 400 rupie, pagamento anticipato, grazie. Grazie mille, buon riposo. Ah, l'omaggio è che ti sblocca il forziere della stanza. Certo, ok. Tutto chiaro. Abbiamo preso un frammento di gioia. E probabilmente, forse è questo quello che appartiene al tizio. Abbiamo abbastanza rupie per un'altra stanza? Sì, quella da 50. Ok, la camera economy da 50 rupie. Pagamento anticipato, grazie. Bene. Dai, apriamo pure questa cassa. Un altro frammento. Boh, a questo punto qualsiasi frammento potrebbe essere del tizio. Lei la fusione non la fa. Ok. Quindi là sopra non ci possiamo arrivare però, perché la porta è chiusa. Qui c'era qualcosa. Possiamo trasformarci in Minish. E così facendo cosa succede? Cioè, possiamo andare là sopra a fare cosa, però? Ci sono le maschere. Dobbiamo farle cadere le maschere in qualche modo, ma come? Che c'è? Che vuoi? Io ho da fare fin sopra i capelli. Non intralciare le mie ricerche, se non hai niente da fare qui, show. Ok, scusi. Tra l'altro il cane si è spostato! Io sono un tipo raffinato, seguo solo lavori raffinati. Vediamo un po'. Yes!
E tra l'altro dovrò ricontrollare la mappa per vedere tutte le zone che abbiamo sbloccato, perché manco me le ricordo. E vabbè, questa è la fontana che comunque non ci possiamo accedere, quindi... Ah, oh, quanto lavoro. Finito qui, devo andare a separare una scala. Oh, qui ci fa la fusione. Non è questo, vero? No. Qui possiamo diventare Minish. Però aspetta. Diventando Minish qui... Io sono l'artista di questa atelier. Possiamo entrare tra l'altro qua dentro. Adesso. Io colleziono conchiglie dei segreti. Oh, che sono sparse per il mondo. Se porti le conchiglie do in cambio sculture fatte da me, di cui vado fiero. Oh, hai le conchiglie dei segreti? Te la vuoi giocare alla lotteria? Potresti vincere delle sculture. Va bene. Quante conchiglie vuoi puntare alla lotteria? Più ne punti, più le sculture che ti mancano saranno facili da vincere. Numero conchiglie, una. Probabilità 100. Non possiamo aumentare. Ne punti una allora. Allora tira la leva della macchina a destra. Proprietario della calzoliera Rem ha la capacità di fabbricare scarpe. Mentre dorme. Le sue scarpe sono rinomate per la cura dei dettagli e la calzabilità. Zelda e tra i suoi clienti. Ah, ma è roba extra! Complimenti, metto la scultura che hai vinto nello scaffale a sinistra. Quando vuoi, guardarla, vai davanti allo scaffale. Questo? Ma che figata! Ok. Poi torneremo a farla questa cosa, magari. Ora, diventiamo Minish, va? No. Allora, possiamo andare sia di qua. Ok, così usciamo. Che di qua. Il capo è un po' burbero, ma ha un cuore d'oro. Ok, qui non possiamo fare niente. Bene, a questo punto usciamo a fare cosa, però? A entrare qua dentro, certo. Ah, però non possiamo entrare qui. Ah, dobbiamo capire come entrare. Perché lui dice, se non hai a che fare con le mie ricerche... Quindi forse dobbiamo aspettare più avanti nella trama per entrare. Abbiamo sbloccato un albero che stava di qua. Eccolo. Ah, vabbè. Sono le fatine della vita. Niente di che. Ora. Vabbè, nella città di Hyrule niente. Tipo nella piana sud. Nella piana sud abbiamo sbloccato un po' di cose. Vabbè, una in realtà, quella a sinistra. Ok. Torniamo laggiù. Ancora. Sempre queste fatine. Poi. Qui ci avevamo sbloccato qualcosa? No. Qui? No. Dove sto andando? L'altopiano sombrero? Mi sa di sì. Ah, però è inaccessibile. Palude col bacco. Ok, questa è quella che dobbiamo andare a esplorare. La collina est. Abbiamo detto di no. La fattoria Lon Lon, mi sa di sì. Quello abbiamo sbloccato, sì. E poi cascate turbante. Perché ci siamo stati alle cascate turbante? No. Ah, abbiamo sbloccato la sezione di mappa perché è quella della leggenda, tipo. Da lei ci siamo andati. Quello è l'elemento che dobbiamo poi trovare. La foresta di Tailoria, mi sa niente di nuova. Lì ci siamo già andati, però, a quell'entrata. Quindi torniamo alla fattoria. Vediamo un po' che c'è qua sotto. Ah, ma già ci siamo venuti qui. Allora mi sa che abbiamo fatto tutto, ragazzi.
l'altro, scusa, che cos'è che abbiamo qui? Ah, il cibo per cani. Ah, è vero, perché noi dobbiamo andare pure dal cibo per cani a... Dobbiamo fare quella missione lì. Che mica ho capito dov'è. È quella casa sua, sta al lago. Ma a questo punto andiamo al lago, ragazzi. Siamo pure più vicini. Quindi, ho pure sprecato una bomba, perché poi si risetta lì. Vabbè, capirai, ce ne abbiamo 29. Figurati. Ma per accedere al lago, però... Sarà... Cioè, si potrà fare? Mi sa di sì, qui non ci siamo mai stati. Questa dovrebbe essere casa sua. Ah, eccolo. Bau bau. Hai preso un'ampolla, puoi riempirla con tante cose. Ok. Diventiamo un po' Minish. Possiamo parlare col cane. Mi sento solo, negli ultimi tempi il mio padrone gualtiero era in casa sempre tardi. Niente. Ci mancano questi frammenti qui, eh. Cioè, quel tipo di frammento verde ci hanno chiesto 3 volte, compreso il cane, quindi... Voglio vedere che cosa ci dice lui. Sei tu il folletto? Sei tu, eh? Tingle mi ha dato un frammento. Mi ha detto di tentare la fusione se fosse arrivato un folletto. Che ne dici? Andiamo con la fusione? Ok. Appunto. Non ce l'abbiamo. Dovremmo trovarlo. Ok, teniamo a mente che lui sta qui. E per ora andiamo alla palude, ragazzi. E rieccoci alla palude, ragazzi. Quindi mo possiamo passare nella fanghiglia qui. Quello che è, insomma. Visto che quel potenziamento ci serve. Minchia, quanto è esotico questo posto. Non possiamo correre sull'acqua, però. Bellissimo la host. Tribale. Allora, occhio. Questi mi sa che se ci avviciniamo troppo ci fanno danno. Su, su, dai. Vediamo se c'è qualcosa. Un frammento. Quindi è importante tagliare l'erba. Che cos'è quello? Questa statua mi dà i brividi lungo la schiena. Quel suo sguardo non promette niente di buono. Quindi cosa... Boh, vabbè. Lo scopriremo più avanti. Ah, prima volevo andare di qua. Che c'è una porta aperta qui. Via! Ok, vediamo un po'. Dungeon. Questo è partito. Dove volevo andare? Ecco. Ah, il tesoro è un guardiano. Combattilo con la massima attenzione. Merda. Wow. Ma...
E attaccami. Ok. Non l'ho molto capito questo. Giallo addirittura. Cioè non ho molto capito il criterio con il quale dovevamo sconfiggerlo. Almeno senza prendere 80 miliardi di colpi. Un'altra di quelle statue. Vabbè. Ma qui dobbiamo fare attenzione perché non lì. Qui ci sono queste piante che potrebbero rompere un po' le palle. Allora, qui dobbiamo trasformarci in Minish, ok. Ma c'è altro? Ah, non ci posso andare lì da Minish. Ah, tocca riutilizzare questo. Cosa è? Via. Ok, calmi. Fatto. Madonna santa, ragazzi. Arco e frecce per colpire i nemici da lontano. Cosa? Questa roba è da provare immediatamente. Oddio. Sì, più tardi però. Allora, onestamente adesso non trovo alcun cioè, non mi viene in mente. Se dici, ah certo, c'era questa zona che se l'avessimo colpito da lontano. Non mi viene in mente. Però forse... Aha. Sta continuando a saltare, eh? Ok, a posto. Frecce. Crepi immediatamente. Che poi qui come facciamo a passare da Minish che c'ha tutte queste pozzanghere? Cioè crepiamo. Beh no, c'è un percorso comunque. Penso. Cos'è questa cosa? Cioè? Che vuol dire? Non ho capito. Forse non è adesso il momento. Merda, e levati dal cazzo. Questi? Ok, ci devo fare la fusione. Ok, la devo fare con tutti e tre, naturalmente. Ma guarda, un altro segno. Ma ancora non riusciamo a capire a cosa serva. Anzi, a cosa servono, dato che è più di uno? Shortcut? Porca puttana! Sbagliato. Mi servirebbe della vita, perché siamo a corto. Vabbè che ci abbiamo la pozione noi, eh?
E non siamo neanche arrivati nel dungeon, quindi... per dire quanto cazzo è insidiosa questa zona. E voilà. Sbagliato. Shortcut. Come mi ha preso? Un altro frammento. Bene. Andiamo subito a metterlo. Non ci posso credere. E poi l'ultimo, che dove probabilmente lo otterremo andando indietro dove c'era la prima statua che abbiamo incontrato. Infatti qui c'è la shortcut. Ora, dov'era? Mi sa di qua. Occhio, a posto. Mamma mia. Andiamo subito a mettere la shortcut. Oh, cuori manca a pagarli, eh. Sia mai. Ok, sarà qui? Yes. Un'altra volta, e come ci si arriverà? Boh. Siamo di qua. Vediamo se possiamo capire come. Vabbè, di qua. Molto semplice. Quanto tempo. Mi arrendo, se ne frecce di vendo delle frecce. No, ne abbiamo già al massimo. Scusa, però. Apprezzo molto l'offerta. Ora, qui mi sa che non ci siamo andati, eh. Mi sa. Sto cercando di capire dov'è che dobbiamo andare con... No, ci siamo stati in realtà. Credo. Sì, ci eravamo stati. Allora. Mo dobbiamo tornare indietro. Andare a mettere l'ultimo frammento e sbloccare la strada lì. Però mi sa che l'unico modo è passare lì. Per forza, perché sennò... Ah no, di qua. Sono uno scemo. Un cuore. Per favore. No, vabbè, non è possibile. Una rupia. Allora, con calma, perché non ricordo neanche dove stavano queste statue. Qui ci siamo mai stati? Cazzo! Mamma mia! Posso. Abbiamo risolto il problema. Qui non ci eravamo andati. Frammento di gioia. Bene. Cazzo! Ok. Dobbiamo andare di là. Voleva evitarlo lui, però niente. Ed ecco l'ultimo. Vedete che due di quei frammenti verdi che ci servivano li abbiamo trovati in questa zona, Quindi... Poi mi dovrò segnare quali erano gli NPC che li volevano. Vestigia di zaffiro? No, che di zefiro, che diceva? Di zefiro, quindi l'elemento del vento qui troveremo. Qui ci vuole una bella bomba.
E allora mi sa che la zona paludosa l'abbiamo superata finalmente. Frammento blu. Bene. Quasi è arrivato il momento di salutarci, ragazzi. Lui. Cazzo! Madonna, ragazzi. Che nemici che stiamo trovando. Manco sapevo fosse un nemico. Cioè, non l'avevo proprio riconosciuto. Allora, possiamo diventare Minish un attimo, perché... Cosa... No, eh? Diventiamoci subito, Minish. Scusa, eh? Bene. Questo stato di soldati l'abbiamo costruito noi Minish tanto tempo fa, per gli umani. Sono meccaniche, hanno un interruttore nascosto. Se lo accendi camminano. Se lo accendi camminano, si fermano. Non dirlo a nessuno, però. Cioè, se lo accendi camminano, si fermano. E qual è l'interruttore, scusa? Sono un idiota. Ma da Minish posso fargli qualcosa? Ah, certo! Attivo l'interruttore. Sono un idiota. Io ho messo anche una bomba dentro. Dovevo farlo prima attivare. Vabbè che il mio posizionare la bomba è stato un errore, non era calcolato. Madonna. Ah, questi li posso uccidere. Shortcut. Così presto la shortcut. Ok. Qui non c'è nient'altro, siamo sicuri? Ah, aspetta. Ho visto una cosa. Cioè, qui ci si può andare con la forma Minish. Vedi, ecco a cosa serve la shortcut. Maledetto. Vedete, possiamo arrivare con la forma Minish fino a qua. Solo che non so quale sia l'utilità di arrivare fino a qui con la forma Minish. Cioè, ok, attivare quello, ma già qui possiamo trasformarci. Sto cercando di vedere se ci sono delle entrate per qualcosa, ma non mi sembra. Lì c'è un'entrata per qualcosa. Allora, facciamo una cosa. Facciamo questa roba qui e poi ci salutiamo. Anche se come facciamo poi a camminare nell'erba? Sono un idiota. Mi trasformo in Minish da sopra. Ecco perché si può arrivare fino a lassù. Cioè, perché c'è la strada fino a lassù. Ed eccoci qui. Ah, proprio un mini dungeon. Vediamo cosa troveremo qui. Un cuore, bene. Ci sono le trappole. Cosa? Bisogna stare attenti alle crepe sul pavimento. Perfetto. Ne mancano altri due. E avremo un totale di 8 cuori. Arrivato 5, 6, 7, sì, ok. Bene, ragazzi. Io direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo episodio continueremo l'esplorazione di questa... Come si chiama, tra l'altro? Che non mi ricordo. Vestigia di Zefiro, dove andremo appunto a recuperare l'elemento che il nome Zefiro mi suggerisce essere quello del vento. Così poi ci resterà soltanto un altro elemento da trovare, che sarà quello dell'acqua, in modo da poter riforgiare la spada Minish e sconfiggere il nostro nemico, che non mi ricordo come si chiama. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di The Legend of Zelda The Minish Cap. Ciao a tutti, ragazzi!